bellissimi. Ed era difficile scegliere il più bello, anche perché avete partecipato bambini di 3 anni, 4 anni, 12 anni, quindi non era giusto premiare solo i più grandi. Qualcuno l'hanno fatto i genitori, un po' di tutto. È vero? Perché se sanno disegnare così bene, mandateli a scuola d'arte. E quindi abbiamo deciso di fare l'estrazione. E sono contento che 5 disegni di quelli che abbiamo estratto sono dei 5 dei bambini. Vediamo. Poi sotto di qua si vede la mano del bambino, la mano di qualcuno che disegna. Della pasticceria d'Aloiso. Cosa significa per te oggi questa giornata, questa manifestazione, tutto questo calore della cittadinanza intorno a te? Ma sicuramente sono rimasto molto colpito dall'affluenza della gente. Sono contento del calore che mi trasmette la mia città. Un dolce non rimane il dolce in sé, ma è qualcosa, diciamo, qualcosina in più. Deve comunque trasmetterti un'emozione. Com'è nata l'idea di associare il quarto compleanno della pasticceria d'Aloiso ad un evento per bambini così bello e così caloroso? L'idea in verità non è nata a me, ma è nata involontariamente ai bambini, che dopo la mia vittoria loro hanno iniziato a portarmi dei disegni. Addirittura una bambina, il 24, perché io poi sono venuto al lavoro più tardi per le 9, quando sono arrivato c'era lei con il papà ad aspettarmi e il papà mi ha detto: lei con questo pupazzo ci dorme da 5 anni, e ne aveva 7. Però oggi lo vuole donare a te. E questo pupazzo lo tengo ancora, ce l'ho qui nel laboratorio. Di là poi è nata l'idea di fare un concorso. Quindi abbiamo deciso il giorno, unendo il discorso del compleanno dell'attività, abbiamo fatto il compleanno dell'attività e la premiazione. Oggi abbiamo fatto l'estrazione dei bambini e abbiamo fatto vincere 5. Da domani qual è il tuo prossimo obiettivo? Ma obiettivi grandi al momento non ne ho, anche perché sono dell'idea che i sogni nel cassetto fanno la muffa. Ti posso dire quello che farò domani, che verrò a lavorare e faremo produzione per il laboratorio. Però più in là di domani non ho ancora progetto.